Pronti, partiamo con le coppie amiche del numero 4. Guardate cosa ho fatto con le costruzioni. Ta-da! Ecco qui, ho costruito i muretti. Allora, 4, 0 blu e 4 gialli. Insieme formano il numero 4, la coppia amica del numero 4. Poi 3 di gialli e 1 di blu, 2 di blu e 2 di gialli, 2 gialli e 2 blu, 1 giallo e 3 blu. Chi non ha le costruzioni può utilizzare sempre la scatola con le mollette del bucato. Prendiamo il quaderno, dividiamo la pagina in due parti e lasciamo tre quadretti per scrivere il numero 4. 4. Ora vi detterò i numeri. Allora, 4, 1, 0. E 2. Bene, iniziamo a correggere. Allora, 4 e 0, 1 e 3, 3 e 1, 0 e 4, 2 e 2. Rileggo, 4 0, 1 e 3, 3 e 1, 0, 4, 2 e 2. Continuiamo con le coppie amiche del numero 3. Allora, prendiamo la scatola delle mollette, lasciamo tre mollette. La coppia amica del numero 3 quale sarà? 0 e 3. Togliamo una molletta, 2 e 1. Ne togliamo 2, 1 e 2. Andiamo a scrivere sul quaderno. Allora io qui faccio linea e punto. E mi metto di qua. Allora, scrivo il numero 3 e inizio a dettargli i numeri per formare le coppie. 3, 1, 2 e 0. Provate a far da soli. Adesso correggiamo, 3, quanto manca il 3 per arrivare al 3? Niente, 0. Quanto manca l'1 per arrivare al 3? 2. 1 e 3 insieme, e 2 insieme formano 3. 2, quanto manca? 1. 0, quanto manca? 3. Ora divido il foglio così, un'altra pagina. Io non ho usato un altro foglio bianco per risparmiare. Vado di qua e scriverò 2. Divido la mia pagina in due parti. Queste come fossero due pagine nel vostro quaderno. Scriviamo 1, 0 e 2. Tracciamo qua la nostra freccia. 1, qual è il numero amico? 1, 0 e 2. 2 e 0.
Bene, bambini, ora noi con le coppie amiche dei numeri abbiamo terminato. Ci mancherebbe solo quella del numero 1. Ma è facilissima, eh? 1 e 0, 0 e 1. Cosa vi chiedo in questi giorni? In questi giorni vi chiedo di andare a rivedere i video di oggi e anche quelli di martedì. Poi, chi vuole può giocare con le costruzioni. Allora vi spiego come fare. Ecco, adesso un momento che alzo tutto quanto. Ecco qui. Allora, voi costruirete i muretti con le coppie amiche dei numeri, fino a 10, utilizzando queste costruzioni. Questi sono tutti i muretti del numero 4. Potete fare quelli del numero 10, del numero 9, del numero 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oh, ecco qui. Allora, per oggi ho davvero finito. Ciao, vi saluto tutti quanti e a presto. Ciao.